Ciao a tutti amici di Esperienza Normale, siamo in compagnia di Samsung Galaxy S6 Edge per l'unboxing. Ringrazio subito Unieuro, in particolare Unieuro Udine della Città Fiera, per avermi dato la possibilità di testare in anteprima i due nuovi terminali Samsung. Come sempre, prima di cominciare lasciate un bel mi piace al video, mi raccomando, condividete e iscrivetevi in tanti al canale. Allora, confezione identica praticamente a quella del Galaxy S6, solo con la scritta Edge, minimale, mi piace e questo l'ho già detto. Ecco qua il telefono in colorazione nera questa volta, andiamo subito ad aprirla. Immagino che nella confezione troveremo gli stessi accessori che troviamo anche sul fratello minore, in quanto comunque questo S6 Edge parte da un prezzo di 100 euro circa, qualcosa meno più alto, quindi siamo sugli 850 e sui 750, poi mi sembra che sia in realtà 730 o 830, ve lo dirò meglio poi nella recensione. Manualistica anche qui. Alimentatore sempre a 2A per ricarica veloce, anche qua ricarica wireless disponibile, senza cover, quindi wireless di default, avete una basetta, lo mettete sopra e si carica, cavetto USB, micro USB, e anche qui le nuove cuffie di Samsung, col cavetto piatto, anti-ingabugliamento, simili un po' a quelle, diciamolo, di Apple. Comunque stiamo a vedere con la qualità, se è migliore o peggiore, eccetera, eccetera, ve lo dirò magari poi nella recensione completa. Andiamo a mettere via la confezione e vediamo il terminale. Benissimo, lo accendiamo, è già acceso, scusatemi. Anche qua adesso andiamo avanti veloce, ci proviamo, avanti, accetto. È un nero un po' particolare, mi sembra più blu che nero come telefono, intanto vi posso dire questo. Ignora, più tardi. Anche qua avete visto il tasto per le impronte digitali qua sul tasto fisico, poi abbiamo il tasto multitasking e indietro soft touch retro illuminati. Caratteristiche sono pressoché identiche a quelle del fratello Galaxy S6, quindi abbiamo stesso display da 5.1 pollici Quad HD, Super AMOLED, 577 pixel per pollice, vetro Gorilla Glass 4 avanti e dietro, anche questo è in vetro sul retro. Abbiamo un processore Exynos, anche qua octa-core, Big Little 7420 di Samsung, da 2.1 GHz più 1.5 GHz Cortex A53, GPU Mali 760 MP8, 3 di RAM, 16 megapixel fotocamera con stabilizzatore più 5 megapixel quello anteriore. L'unica differenza è che la batteria in questo caso è una 2600 mAh, quindi amperaggio leggermente più alto rispetto alla 2550 dell'S6, e anche le dimensioni sono diverse perché abbiamo 14.2 di altezza, quindi un millimetro più, scusate che prendo anche l'S6, un millimetro più sottile rispetto, più corto rispetto all'S6, 7 mm per entrambi la larghezza e 6.8 lo spessore, anche se con fotocamere, come vedete, sporgenti. Benissimo, non posso dirvi nulla di più, faccio vedere un po' l'interfaccia che è la solita, è la nuova, cioè la solita rispetto all'S6, ovviamente è nuova rispetto ai vecchi terminali Samsung, hanno, come abbiamo visto a Barcellona l'anteprima, hanno ridotto molto le opzioni e alleggerito un po' il tutto, quindi sicuramente sarà un punto di forza di questo S6 rispetto ai precedenti modelli, cambiati un po' i widget, insomma ridisegnato un po' l'interfaccia, personalmente la trovo molto piacevole. Sul lato sinistro bilanciere anche qua, tanto vedete la particolarità ovviamente è lo schermo curvo, i due schermi curvi non sono curvati tanto quanto il Note Edge che ho provato qualche mese fa, però devo dire che in mano dà una sensazione sicuramente migliore, meno tagliente, comunque non è comodissimo da tenere rispetto al più ergonomico secondo me S6, ma fa la sua figura, esteticamente posso dirvi che preferisco l'S6 Edge, almeno così al primo impatto. Per il resto le porte sono, vedete, nelle stesse identiche posizioni. Quindi per questo unboxing è tutto, se avete domande particolari come sempre fatemi pure nei commenti, anche qua i tagli di memoria 32, 64, 128, fate un salto in descrizione per vedere i vari link che metterò, che metto sempre. Noi ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao!